è il luogo dove inizia la nostra storia. E questa è la casa dove abita Geppetto, il burattinaio. Ah, oh, eccolo! Oh, no, no, non è lui, è una gatta. Volete sapere il suo nome? Giulietta. Giulietta non è la sola a tenere compagnia a Geppetto. In alto, sul soffitto, ha trovato casa un picchio. Non sappiamo perché si chiami Rocco, ma sappiamo invece che ama Geppetto e lo ammira per i deliziosi oggetti che costruisce con il legno. L'unico lavoro di Rocco è quello di far buchi nel soffitto. Bene, ed ecco finalmente arrivare Geppetto, il burattinaio. Giulietta, non hai acchiappato ancora nessun topo? Come mai? Sei una gran pigrona. Questo deve essere il vecchio. Oggi tira un bel venticello freddo. Allora non lascerei aperta la porta. Io non trovo che faccia freddo, anzi, per me fa caldo. Per forza, tu sei una bella signora impellicciata. Se non ti diverte la caccia ai topi, cerca almeno di fare compagnia al vecchio. Io vorrei fare qualcosa di meglio e poi fa troppo rumore quando lavora, mi urta i nervi. Dato che non acchiappi alcun topo e vuoi startene solo sdraiata accanto alla stufa, te ne starai sdraiata fuori dai piedi, mia cara. Anche se il vecchio Borbotta è molto legato a Giulietta, alla sua età si è spesso molto soli. Non ha avuto figli, anche se li avrebbe voluti. Almeno uno. Credo che questa sia proprio la misura giusta. Lo scolpirò nel legno. Salve, Geppetto. Buongiorno, sono io, Antonio. Antonio, i miei occhi peggiorano sempre più e non ti avevo riconosciuto. Beh, è tanto tempo che non ci vediamo. Ascoltami, Geppetto, devo proporti un lavoro. Secondo me hai tutto il tempo per poterlo eseguire. L'unica cosa che vorrei costruire è una marionetta. Ma cosa significa? Vuoi guadagnare dei soldi o no? Già, solo che adesso sta... Sempre la solita storia. Va bene, va bene. E se deve essere così, ma cosa devo fare? Devi andare da Rosati. C'è da riparare uno sportello dell'armadio in cucina. Giulietta, Giulietta, non dormire, svegliati. Il vecchio ha in mente qualcosa di nuovo, ha un pezzo di legno sul bancone. Pare che voglia costruire una marionetta. Questa notizia non mi interessa affatto. Vorrei sapere quali sono i tuoi interessi oltre a quei luridi topacci. Bene, bene, bene. Ora a me non dovrebbe importare nulla del fatto che tu hai fame. Già, le gatte sono fatte così. Che ha parlato? Strano. Qui non c'è proprio nessuno. Dai, vieni, Giulietta. Eccoti la pappa. È già mezzanotte e il vecchio continua ancora a lavorare. Molto bene. Shh.
Su. Ah, ecco qua. Un, due, tre. Benissimo così. Un, due, tre. Bene, dietro front. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Credo che sia venuto proprio bene. Perché ti meravigli? Questo è il tuo nuovo amico. D'ora in poi abiterà con noi. Dai, fai amicizia con lui. Ma mi stai ascoltando? Di buongiorno. Senti, vecchio, dovrò restare tanto tempo legato a questi fili. Non mi servono, posso correre benissimo senza le tue corde. Ecco, sì. Voglio proprio vedere. Oh, questo vecchio falegname mi sta già diventando molto noioso. Lo so che mi hai costruito tu, è chiaro, ma la corda è superflua. Ma allora? Allora tu sei veramente una marionetta vivente. Oh, questo lo capirebbe chiunque. Ecco, la corda mi ha completamente legato. Aiutami dunque. Ma che c'è? Hm? La la la, la la la, la la la. Beh, certo non scapperai. La la la. Ora ti faccio vedere. Sono proprio io. La la la, la la la, la la la. Bene, la, bene. La, la, la. Oh, ma è spaventoso. Sarà mica annegato. Ehi, tu! Oh! E ora acchiappami! Non mi prendi, non mi prendi! Sei lenta, amica! Giulietta, ma che sta succedendo? Ah, il burattino! Il burattino è già nato! Giulietta, perché gli stai dando la caccia? Oh. Bella la sua, eh? Quanto è alto! Ah, sei tu! Non correre così! Non così velocemente! Lasciami in pace, non mi succederà niente! Ma dove vuoi andare? Perché scappi? Ti ho costruito per non essere più solo, hai capito? Questo lo so. Ah, questo ragazzo. Fermo, è pericoloso. Fermati, se cadi ti rompi tutto, fermati. Non ti preoccupare, non cado. Torna indietro. Non riesco più a vederti. Il vecchio sarà contento di vedermi arrampicare fin quassù. Da qui si gode proprio una bella vista. È stupendo. Levati di mezzo prima che ti scaraventi giù. Aspetta, aspetta.
il vecchio si preoccupa per te, mi senti? Pensa, pensa come sarebbe bello se tu adesso scendessi giù per amor suo. Sei un tipo ostinato. Io scendo quando mi pare, se piace, io fossi capito? Il vecchio ti farei vedere. Oh, se ti acchiappo ti strappo quelle quattro penne che ti porti appresso, hai capito? Sì, bisogna farle le cose anziché dirle. Ti prendo! Oh no! Ehi, che ti succede? Hai qualcosa di rotto, piccolo mio? Oh, mi sento tanto male dentro. Che posso farci se quel picchio cattivo mi ha buttato giù dal tetto, ecco? Adesso ti aggiusto io e vedrai che starai di nuovo bene. Veramente non mi è successo niente di grave. Sarò di nuovo sano come prima. Cosa? Ci sei dimenticato che mi sono rotto un braccio? Oh, è solo un'incrinatura. La ripareremo con la colla, vedi? È già a posto. Però così mi sento un po' legato. Della colla e una fascia e sarò di nuovo a posto. Sarebbe meglio essere un albero. Io mi sono sempre fidato della mia colla ed essa non mi ha mai tradito. Provala, ti piacerà sicuramente. Mi raccomando, fai il bravo ragazzo e rimani a letto. Io devo andare in città a finire un lavoro. Sarò di ritorno verso sera. La città? Che cos'è la città? È come qui, posso venire con te? Tu resterai a letto, ti prometto che ti porterò un bel regalo se farai il bravo. Comunque Rocco e Giulietta ti sorveglieranno. Non voglio che mi sorveglino, voglio venire con te. Non ti ha detto che devi rimanere a letto? A letto potrò starci anche quando ritorneremo, anzi meglio, mi porti con te. Torna subito a letto. Se non mi porti con te salgo di nuovo sul tetto. Tu provaci soltanto e ti ritroverai nuovamente scaraventato giù. Ehi! Hai proprio la testa dura. Chissà quale altra cattiveria starai pensando. Chiudi quel beccaccio maledetto e non ti mischiare in cose che non ti riguardano, capito? Ho pazientato e pazientato. Quanto tempo pensi dovremo ancora aspettare prima di poter mangiare? Ah, che parola meravigliosa. Non provocarmi, sarei capace di mangiarmi un pollaio intero. Se ci fosse solo qualcosa. Shh, stai zitto. Ehi, guarda un po' chi c'è. Cosa devo guardare? Non vedo niente. Guarda bene chi sta arrivando. Ah, ma sì, viene qualcuno. È il vecchio Geppetto, quello lì. Esatto, è tanto tempo che non giochiamo un tiro mancino al vecchio. Aiuto, aiuto, muoio, sto morendo, aiutatemi. Aiutateci. Aiutateci, stiamo morendo, non mangiamo da una settimana. Sì, che non mangiamo da un anno. Non riusciamo a muovere neanche un passo. Per favore, aiutate due poveri relitti. Beh, relitti, che navigano nel mare dell'infelicità e della tristezza. Purtroppo non ho nulla da mangiare con me, però vi posso dare un po' di monete in modo che possiate comperarvi qualcosa. Questo dovrebbe bastarci, grazie. Spero che non sia poco. È tutto quello che ho. Compratevi qualcosa da mangiare. Ma questa è una moneta di rame. Meglio di niente. Maledizione, la prendo io. No, questa è vai mia. A litigare con qualcuno. Ma voi due siete la volpe rognosa e il gatto randagio. Mi avete imbrogliato. Mi avete imbrogliato ancora una volta. Il vecchio si accorge sempre di tutto, ma sempre in ritardo, non è vero? Arrivederci la prossima volta, Geppetto, e buon viaggio. Ma come si può diventare così vecchi e rimanere così ingenui? Mascalzoni. Beh, potrei mettere un po' d'ordine qui dentro. Lavo lo strofinaccio, così. E poi il tavolo e anche le gambe. E lo spigolo e il muro. Uffa, ma è una schifezza. Certo che così non poteva continuare. Chiunque si accorgerebbe di quanto sia sporco qui. Ah, ma ora basta. Farò diventare questo buco di nuovo splendente. Mamma, che succede? Giulietta, guarda! Chissà cosa starà tramando quella piccola peste. Lo avevo previsto sin dall'inizio.
avuto dei grossi dispiaceri. Come ha potuto costruire un burattino così? Ora tutto risplende e continua a strofinare. Strofinare! Giulietta, guarda com'è tutto pulito dentro. Forse ci siamo sbagliati, forse non è poi così cattivo. Oh, ecco fatto. Quando il vecchio tornerà sono sicuro che non crederà ai suoi occhi. Come lavori però, è veramente sorprendente. Se avessi avuto le mani giuro che ti avrei aiutato volentieri, ma con queste ali... Sono sicura che l'hai fatto apposta. Non ti perdonerò mai più. Te lo prometto, incosciente! È stata colpa tua. Stai sempre lì davanti alla porta. Uffa, quanto sei noioso. Ah, sì! Adesso ti faccio vedere io, brutto ceffo! Ma che succede? Fermatemi! Fermatemi! Ora ti faccio vedere io. Prendi questo. Volete smetterla di litigare? Il latte sul fuoco? No, è qualcosina di più, molto di più. Chissà perché brucia. Spegni il fuoco, buttaci sopra l'acqua, presto! Giulietta, anche tu! Ecco il secchio! Oh! Buonasera, miei cari. Eccomi di nuovo qui con voi. Dove sono? Oh, santo cielo! Oh, sei qui! Hai visto quello che è successo? Ho fatto persino le grandi pulizie qui a casa. Tutto pulito, strofinato fino a quando non è stato tutto splendente. Splendente, dici, eh? Sì, ma avevo appena finito quando è cominciato l'incendio. Così abbiamo dovuto spegnerlo, guarda. Purtroppo sto vedendo. Ti dico che era certamente un incendio, credimi. Per prima ha preso fuoco la scopa e poi tutto il resto. Lo puoi vedere. Dopo però ci ho buttato sopra dell'acqua. Forse il secchio dell'acqua lo fa apposta ad essere così pesante quando è pieno. Uffa, che stanchezza. Già. Rimetto un po' tutto in ordine velocemente. Non so quello che è successo, ho sempre costruito delle cose belle. Ma visto che è andata così, buonanotte.
Sai, oggi sono stato tutto il giorno a pensare a come chiamarti. Insomma, che nome darti? Un nome? Certo, tutte le cose hanno un nome. Quando parlo con te, per esempio, non mi va di dire sempre «Ehi tu!» Immagina di scrivere una lettera a qualcuno. Cosa fai? Inizi a scrivere «Caro, ehi tu!» Non so cosa sia una lettera, però credo di capire. Sì, e ti chiamerò Pinocchio. Proprio Pinocchio, ti piace? Pinocchio? Sì, è Pinocchio. Suona abbastanza bene. Trovo che sia un nome grazioso. Se piace a te, piace anche a me. Anzi, riflettendoci sopra un po', lo trovo proprio giusto. Allora, d'ora in avanti, sarò Pinocchio. Sì, sono Pinocchio. Alla tua salute, Pinocchio. Bene, ecco il seguito della storia. Credo che Geppetto, e accade spesso, non abbia solo gioie da Pinocchio. E quando il vecchio lo porta in città con sé, accadono guai. Tutto comincia quando una tenda del mercato gli cade addosso. Appena Pinocchio si accorge del guaio che ha combinato, cerca rifugio nel carro di Geppetto. Da lì ascolta le ingiurie delle donne del mercato rivolte al povero villano. Il vecchio Geppetto è costretto a risarcire i danni con il denaro così faticosamente guadagnato. Eh sì, nella casetta del burattinaio non splende sempre il sole. Ora, chissà che cosa starà già tramando il piccolo zoticone di legno. Bene, un po' più tardi accade che... Buratino.